Uno degli obiettivi del sito Help Programming è quello di permettere l'apprendimento online delle materie di informatica e soprattutto di programmazione, e inoltre di fornire supporto agli studenti che frequentano già questi tipi di corsi. Tutto ciò è realizzato mediante il menu studente presente nell'home page del sito, che contiene tre sezioni: corsi, appelli e progetti, che permettono di accedere ai corsi attualmente attivi sul portale, una serie di appelli realizzati e commentati e alcuni progetti didattici realizzati e documentati. Vediamo subito un esempio di lezione, quindi clicchiamo sul link corsi. Viene subito visualizzato l'elenco dei corsi attivi, che sono due in questo caso. Clicchiamo sul primo e viene visualizzata una descrizione del corso con alcuni consigli su come seguirlo e naturalmente la lista delle lezioni che lo compongono. Vediamo ad esempio la quinta, che in genere è quella che suscita più interesse, la lezione sugli array. Cliccando viene visualizzata una descrizione della lezione e viene chiesto di effettuare il login, perché tutti gli articoli che fanno parte della sezione studente possono essere letti soltanto dagli utenti registrati al sito. Quindi, prima di proseguire, inseriamo i nostri parametri di accesso e clicchiamo sul bottone login. Effettuata l'autenticazione, nel nostro articolo viene mostrata una forma che chiede di inserire un codice di accesso. Questo codice di accesso viene fornito dall'amministratore sotto esplicita richiesta e permette di gestire in maniera efficiente il traffico dati del server con un sistema a prenotazione, dove per accedere al contenuto multimediale di interesse è necessario specificare il codice di accesso relativo. Questo permette di evitare malfunzionamenti del servizio. Per visualizzare la nostra lezione, inseriamo il codice di accesso che ci è stato fornito e clicchiamo su OK. Viene visualizzato un riquadro che contiene il video della lezione e in basso alcuni link che permettono di scaricare file allegati, che vi consiglio sempre di scaricare e leggere attentamente prima di proseguire con la lezione. È sufficiente cliccare sul link e si apre una finestra che permette di salvare il file allegato. Per iniziare la lezione basta cliccare sul pulsante play e si apre il video. Nella parte inferiore del riquadro è presente una barra strumenti che contiene alcuni comandi, un pulsante di play e pausa, una barra orizzontale che indica l'andamento del video. Questa barra vi permette di andare avanti e indietro nel video a piacimento. Un pulsante per la gestione del volume e un altro pulsante che vi permette di visualizzare il video a schermo intero. Per ripristinare le dimensioni originarie basta ricliccare sullo stesso pulsante. E infine la durata del video. Un altro consiglio è quello di mettere subito in pausa la lezione. Questo permette, nel caso in cui avete delle connessioni internet molto lente, di caricare il video prima di proseguire con la consultazione, in modo che durante essa il video non vada a tratti a causa della lentezza nello scaricare i dati del video.
All'interno di ogni lezione, in genere, sono presenti dei frammenti di codice che spiegano alcuni programmi presentati. Vi consiglio sempre di mettere in pausa il video quando compaiono questi frammenti e di provare voi stessi a implementare i programmi spiegati e a farli girare. Questo vi permetterà di acquisire maneggevolezza con i concetti introdotti nelle lezioni. Inoltre, alla fine di ogni lezione, vengono sempre proposti alcuni esercizi da fare con calma a casa. Vi consiglio sempre di provare a risolverli e nel caso di problemi di contattare l'amministratore per spiegare la soluzione. Vediamo adesso come si presenta un appello. Clicchiamo sul link Appelli. Anche in questo caso viene visualizzata la lista degli esami presenti nella sezione. In questo caso sono due: Fondamenti di informatica e Sistemi di elaborazione in rete. Clicchiamo sul primo. E viene visualizzata la lista delle tracce di esame implementate, che sono due: uno che si è tenuto il 16 febbraio 2009 presso l'Unical e un altro che si è tenuto il 17 luglio 2009 sempre presso l'Unical. Per accedere al video basta cliccare e, come nel caso della lezione, viene fornita una descrizione dell'appello e inoltre sempre presente la traccia dell'esame, che vi consiglio sempre di scaricare e leggere attentamente e prendere un po' di tempo per elaborare una possibile soluzione in modo da massimizzare la comprensione della spiegazione. Per accedere alla spiegazione dell'appello basta inserire il codice di accesso che vi è stato fornito dall'amministratore e premere il tasto OK. Come nel caso precedente, vengono visualizzati i video relativi alla spiegazione. In questo caso la traccia era costituita da due esercizi e per ogni esercizio viene visualizzato un video. Anche in questo caso sono presenti degli allegati che vi consiglio sempre di scaricare e leggere. Il primo esercizio è più che altro descrittivo, quindi può essere tranquillamente saltato. Passiamo al secondo, che invece prevede l'implementazione di un programma che gestisce il gioco Battaglia Navale. Clicchiamo sul tasto Play. Naturalmente viene prima spiegata la traccia, poiché si passa a commentare l'implementazione dell'esercizio. In ogni video di questo tipo si parte sempre con l'aprire l'editor di testo e a mano viene spiegato cosa scrivere per implementare le funzioni richieste dalla traccia. Questo metodo permette di comprendere fino in fondo cosa è necessario conoscere per l'implementazione di questa tipologia di programma.